Salve ragazzi, ciao Diego, come stai? Benvenuto. Aspettate, abbasso un po' la musica. Ok. Ah, come la va? Come la va la vita? Io c'ho il microfono lontano perché sono un idiota e mi sono dimenticato di avvicinarlo. Dai, buono, buono, buono. Ah, ciao Giulio, ciao ragazzi. Però non ti conosco. Ma Samu mi ha detto qualcosa di ieri. Io ragazzi scusate, ieri non c'ero in live perché stamattina ho dovuto fare un esame e quindi vi do il benvenuto ragazzi, benvenuti. Benvenuti alla taverna, a tutti e due. Che mi raccontate di bello? Dai, abbastanza bene. Diciamo che nella sessione che ho fatto questo è stato quello che è andato come voto peggio rispetto agli altri, però sono in una condizione dove chi se ne frega basta che lo faccio. Quindi va bene. Oggi amici continuiamo Man of Medan. Aspettate che io lo avvio intanto. Ora non so se lo vedete, no ancora no perché lo devo avviare. Ah, lo avvio e si continua la nostra magica avventura. Io qua mi cago sotto abbastanza facilmente. Ah, conosci Gabboman? Gabboman? No. Ieri tuo amico era molto simpatico, sicuramente lo sarei anche tu. Oh, grazie, sei gentile. Dai, se siete riusciti a trovare simpatico Samu... No, vabbè, scherzo, un saluto a Samu che magari in questo momento ci sta seguendo. No, non lo conosco Gabboman, comunque. Chi è? Chi è? Cos'è? Cosa fa? Ah, intanto se non vedete nulla non vi preoccupate, intanto le diottrie partono qua con le cose. Sembri uno di Pet, sì, un giocatore forte, spero. No, non conosco manco Frene, non so chi siano, raga. Ma io di calcio non me ne intendo, se parlate di calcio... Ah, santo cielo, qua, tanto sa via, Man of Medan. Ancora so qualcosina di NBA che la seguicchio. In particolar modo i Lakers. Però calcio, sono un ignorante a dei livelli incredibili. Ok, tanto aspettate raga che vi switcho scena. Ok. No, dov'è? Meno Medan. Eccolo. Non ci sono giocatori forti su Pest. No, raga, io non ne conosco mezzo. Io, amici, se mi chiedete nomi di giocatori su PES, FIFA, cioè comunque in generale giocatori di calcio, non vi so aiutare. Perché non... Perché qua non parte? Che bello, che questo gioco è fatto sempre bene. A volte prende il pad, a volte non lo prende. Si vivono magie qua. Magie incredibili. E vi dicevo, quindi non riconosco. Ma perché sono io ignorante in materia, cioè perché non seguo il calcio. Ciao Samu! Comunque la live di ieri è stata molto bella, è buono, sono contento che vi siate divertiti con Samu e con PES in particolar modo. E ciao anche a te Manu, proprio Iddu, ciao Mauri, ragazzi, ciao a tutti. Oh ah, che bello, come state? Bravi, parlate di calcio con Dylan, e mai errore più grave fu fatto. No raga, io sono, ve l'ho detto... Sono un ignorante incredibile sul calcio, ma a dei livelli proprio indecenti. Aspettate, che devo collegare bene il pad, che non capisco perché non sia partito. Ok, ora va, perfetto. Bene. Oh, siamo belli carichi. Si continua questo horror dalle dubbie fattezze, con dei dubbi personaggi e con un dubbio stream. Per cui anche stiamo. Giulio, ciao. Ieri sera.
Ah, ragazzuoli, gioca da solo. Mi raccomando, non giocare solo. Gioca solo. Abbiamo qua una storia incredibile. Continua. Eravamo rimasti, ragazzi, per chi si fosse perso la prima puntata. Anche a me piace molto, ma non meda. Ma sono contento, sono contento. Poi quando lo finirò vi voglio chiedere un po' voi che scelta avete fatto, cosa avete combinato. Carino. Ma guarda, io l'ho sempre sottovalutato sto gioco e non lo reputo un titolone. L'ho iniziato venerdì scorso e devo dire che comunque mi sta divertendo. Un po' di paura me la mette, poi vabbè, io sono un cagasotto, quindi a posto, si va a notte qua. Porterai anche Little Hope? Vedo come va Man of Medan, ragazzi. Se vedo che ve garba, non mi dispiacerebbe portare Little Hope. Anche perché leggendo un po' l'incipit di trama, l'ho un pochettino preferito a quello di Man of Medan. L'incipit, poi non è che sappia tantissimo. Incredibile doppiaggio di questo gioco che regala magici momenti. Esatto. Ma detto questo, direi di riprendere. Ragazzi, vi ricordo, per chi fosse arrivato adesso, che eravamo arrivati quando i pirati ci hanno aggredito sulla nostra ba umile bagnarola e siamo riusciti a salvare, scappando in barca, quello che ci sta più sulle balle, il riccone che caccia i soldi in mare. È sopravvissuto, gli altri invece sono ancora sotto ostaggio dei pirati e vediamo cosa succede. No, comunque è stata una settimana dove aspettavo con ansia di continuarlo perché non l'avrei mai detto. Cioè, oddio, in realtà mi piace sto genere di gioco, però non l'avrei mai detto per quanto riguarda The Dark Pictures Anthology. Non sento nulla! L'acqua! L'acqua! Quanta! Aspetta. Lei, buon uomo, stia un attimo lì, che qua devo abbassare, Bri. L'acqua forte. Oh, e dicevo, mi sta prendendo, cioè mi sta divertendo. Poi col doppiaggio italiano è fantastico. Ah. Tra l'altro, io lo ripeto, sarò incasinato perché qua mi compariranno i tasti dell'Xbox, visto che sto gioco ha parecchi quick time Connie, event, ma io gioco col pad della Play. muti, tutti quanti Comincia muti. a tavolare, vi lascio con questo ragazzo delle due fratelle. Ok, come pianta, stiamo solo parlando. Facciamo non dire nulla. Assecondiamoli. Assecondiamoli. Sapete che voglio sentire? Niente. Però ti dai una carota, cioè. Ecco, muti. Fu tutto silenzio di tomba. Ciao Jack! Come Felice. stai? Ciao Come? Samu, buon pomeriggio allora. Felice è il loro complice. Lei e questi tizi bazzicano le stesse acque. È il capitano. Perché non le fanno nulla? Avrà detto loro dell'oro della Manciuria. Sono in combutta. Con quale sguardo me lo stai dicendo? No, beh, non è Non riesco vero. a crederci. Ho appena perso tutto quello che avevo e tu sospetti di me. Fatti, Bri. Ma Vi siete messi d'accordo? È una tu trappola stai. e tu ce l'hai Questo qua è pazzo! idiota. Tappa quella fogna. Cioè, esatto, tappa quella fogna. Proprio con questo. No, ho sbagliato tasto! Dannazione i tasti della Play con il coso dell'Xbox. Non credo che sia stato un quick time event importantissimo. Tutto bene, Jack, grazie. Tanto piano con le mani, eh. Scopri quanto durerà la tempesta. C'è un occhio bellissimo. E non fregarmi. In qualsiasi modo. O prenderlo. Va bene. Duke of Milan, chiedo previsioni meteo. Passo. Abbastanza bene, Jack. Visto Cioè, tutto bene? non sono molto soddisfatto perché. Aspetta. Non sono soddisfatto del voto, è stato il peggiore di tutta la mia carriera universitaria, per un esame che in realtà era semplice. Cioè, ho preso voti molto più alti in esami molto più difficili. Però sono in una condizione dove, essendo che devo recuperare un po' di esami. No, vabbè, aspetta, giochiamocela. Chi se ne frega e vado avanti, pazienza. Grazie Importante per averlo l'aiuto. superato. Ci vediamo a terra per un bicchiere tra un paio di giorni. Cristo, ti devi fidare di me. Non faccio cagate, ti devi fidare tu. No!
Stavolta ce l'ho fatta. La mia, i tasti dell'Xbox quanto mi triggerano. Samu, ci sta, l'importante è che impegno può succedere. Bravo, l'importante è che passi. No, esatto. No, ma ero un po' distratto io. Poi era un esame dove forse l'ho anche preso troppo sotto gamba. Perché mi sto impegnando su esami un pochettino più complessi. Però... reggiti. No, vabbè, l'aiuto. Ti dai una calmata. Intanto quello lì mi ha cercato con l'orologio. Però grazie, Mauri. Devo ringraziarti. Si sa nulla di Brad. Si sta nascondendo. Non so dove sia. Ma l'hai visto anche te scappare, Brad? Ah no, Brad, è vero. È vero che il fratello di lui è scomparso. Deve essere la nostra salvezza. Sì, infatti. Cioè, ne dubito fortemente. È più al sicuro là che... Ma là dove? Grande idea, può restarci secco lì sotto. Ah, là sotto. Red è adulto, starà bene. E ora come ora è meglio per tutti se rimane dov'è. Non so perché, ma io non ho molte speranze in Red. Per quanto sia il mio personaggio preferito, sei il fratello di... No, non questo qua, della... poco manco più. Oh, figo. Bello, mi ricordo un film. Ghost of Ship, una cosa del genere. Ecco. Ciao. Carino, sì. Sì, bene, possiamo anche andarcene. Perché dobbiamo... No. Inizia che ansia, però. Trovarsi sta cosa enorme qua in mare. Nell'oceano aperto. A me metterebbe ansia. Sono ancora tutti vivi. Brad si starà bevendo tutto il birra rimasto nella barca. È andato in coma etilico, Brad. Oh, curatore. Quanto mi è mancato. Ma tanto. Quest'uomo ha uno stile incredibile. A quanto pare qualcuno è sano e salvo. Una scelta audace che ha ripagato. Oh, questa volta. Grazie. Ma ciò rischia di rendere il resto del gruppo più vulnerabile? Ah boh, non lo so, dimmelo te. Immagino che lo scopriremo presto. Sì. Uomo il magico. Mio animo da creatura gentile creatura mi porta gentile. A elargire consigli su ciò che accadrà in futuro. No. Procedo? No, non voglio consigli. No. In no. Solitaria. Sì, non debole, voglio consigli. Ma anche la narratore a rischio di un attimo, è vero. Lo sapremo presto. E il passo è breve, il passo è breve. Comunque, ora che la situazione ha raggiunto un buon livello sì. Di angoscia, immagino che sarà meglio tornare al nostro racconto senza dimenticare che non tutto è sempre totalmente ciò che sembra. Ma c'è whisky. Furbetto, il curatore. Drink, O forse non avrei dovuto dirlo. Qua è uno di quelli che va al bar col libro e si fa il caffè corretto. Pagandolo come un caffè normale, perché è furbo. Mette al tavolo, si ordina il caffettino, poi di nascosto mentre legge. Tu. Versa il whiskello e via così. Gappieno. Bravo, è furbetto il curatore. E calmo, cioè, nel senso... Comunque potremmo anche levarci dai maroni sta barca e scappare, cioè perché? Perché dobbiamo rimanere lì a fianco? Ah, ok, ecco perché. La carota dello spinter. Vabbè. Quanta agilità quest'uomo. Ora muore. Ah, si è rotta? No, non si è rotta. L'ha tolta, così noi non possiamo andarcene. Non ho capito. Non ho capito se si è rotta e dobbiamo ripararla. O se l'ha tolta per evitare di prendere... Per farci, diciamo, evitare di prendere la barca. Se dovessimo riuscire a scappare da loro.
Onesto. Ma in tutto questo, Brad dov'è? Carino. Ah, giustamente, è vero, è la nave del prologo. Dove succedevano cose non proprio bellissime, era sicuro. Ah, posso muovermi. Ciao. Vabbè, ti dà una calmata. Volevo un attimo esplorare, però va bene. Ho capito che divano. Oggettino. Cos'è, i turni di guardia? Vabbè, ho capito. Volevo leggere, Bri. Cagare. C'è più rispetto. Questo posto è un'enorme trappola galleggiante. Beh, in effetti, non è che sia uno dei posti più belli che abbiamo mai visto. Però, è di peggio. Mi piacciono un sacco le espressioni. No, hai perso. No, vabbè, il suo bracciale. Ma certo. Non puoi dire, non mi ricordo. Ma comunque, sti qua sono scalzi su questa nave. Allora, a parte che a me darebbe fastidio camminare scalzo, punto. Però figurati su sta nave dove se tu per sbaglio, molto probabilmente, cioè, ti fai un taglietto, anche soltanto camminando, ti prendi il tetano. Però vabbè, chi se ne frega. Cioè, sopravvivi magari qua e muori poi per il tetano. Non è che sei armato. Adesso muoviti, stai calmo comunque, cioè. È schifo tutte ste poppe. The Mask of Madness. Non pensavo a una gita alla nave fantasma. Beh, c'è sempre una prima volta nella vita. Carino sto posto. Questo è un vostro mondo in cui vorrei essere. Beh, non sei l'unico. Cos'è? Miller! Grande Miller. Cosa ne faranno di noi? Cos'era uno di quelli che ho usato nel prologo, Miller? Potrebbe essere. Non mi ricordo più come si corre. Com'è che si corre? Non mi ricordo come si corre, ragazzi. Abbiate un po' di pazienza, però. Ho un'età. LB. È l'equivalente di L1, se non sbaglio. Boh, però dico. E grandi corse. Va 10 centimetri al secondo in più. Aspetta. Mani lì. C'erano oggetti. No, ok, non ci va. Qua non c'è nulla. Va bene. Andiamo avanti. Oh, salve! Tutto bene, Ale? Che succede? Oh. Illuminava qualcosa? Ah, no, è lui con la torcia che spara flash. Merda. Oh. Succede, eh? Bigliettino. Oh, memora. E c'è scritto. 14ª divisione. Domani sarai di guardia al posto di Patterson. È di nuovo malato. Guarda caso. Sempre quando è di turno alla stiva 3. Il turno inizia alle 24. Consulta la tabella prica. Qui. Di nuovo, è la terza volta in 3 settimane. A nessuno di noi piace stare qui. Forse Patterson dovrebbe farsene una ragione. Ci penso io. Firmato? C'è scritto. Scopriremo mai. Mistero incredibile. Ma qua ci posso andare? Sta guardando per terra come se ci fosse qualcosa, ma non c'è nulla. Questo gioco regala magie. Hello? Okay. Alfred, gli hai portato
c'è una porta. Ok, entrate tutti quanti. Sì, ma ne manca uno. Ma dov'è il fratello di lui? Che succede qua? Scomparso? Come ha fatto la nave un metro quadrato? Non era enorme per la loro barca. Cioè... Ehi! È buio pesto qui! Dateci una torcia! Ah, grazie. Beh, gentili! Che brave persone che sono! Cioè, scudiamo il fatto che ci hanno rapiti, però... Tutto sommato ci può essere di peggio. Però veramente ho bisogno di un quick time event per accendere una lanterna. Se io avessi fallito, cosa sarebbe successo? In che razza di merda siamo finiti? Non lo so, Alex, dimmelo te. Deve avere un legame con l'oro della Manciuria. Non siamo lontani dalle coordinate. Forse questa è la nave che trasportava l'oro. Secondo me sì. Sì, è una possibilità. Non possiamo starcene qui. Serve un piano. La mia, quante ne sai? Sta cercando aiuto. Dobbiamo aspettarlo. Chiamiamo la guardia costiera. Non ha le nuove coordinate. Beh, spero sappia rintracciare la nostra nuova posizione. Dunque, in che condizioni è la Duke? Ho visto un nostro amico prendere un souvenir. Lo spinteroge. Fa andare il motore. La Duke è un tronco alla deriva senza questo. Beh, ottimo. Dobbiamo trovare. Mentre quei tizi cercano l'oro della Manciuria o qualsiasi cosa pensino ci sia su questa bara galleggiante, dobbiamo approfittarne e cercare una via di fuga. Magari non urlare, ho visto che dall'altra parte della porta c'è gente, però. Insomma, ho preso un abbaglio. Come dici, scusa? Ecco, io temo di essere giunto alla conclusione che forse, sai, che tu fossi in combutta con quei tizi. Ma insomma, è ovvio che mi sbagliavo. Vabbè, non ti hanno riservato posto. Un trattamento migliore del nostro, quindi ciao. Aspetta, traduco. Aspettate ragazzi, che sistemo un attimo green screen, che vedo che fa cose strane, quindi vedo questo sistema tutto alvolissimo. Ok, dovrebbe essere un pochetto meglio. Sì, oh, vediamo. Ti sta chiedendo scusa. Ecco, io... Le tue scuse sono accettate, più o meno. Oh, dai, è un inizio. Okay. Bene. Bene, quindi cosa faccio? Qua c'è un oggetto. Degli occhiali. Sembra tutto molto strano. Ah, questo... Perché me li fa prendere? Cioè... Ok. Degli occhiali. Good. Là. Ah, mi raccomando, datemi una mano. Invece no, se ne sta seduta lì a non fare nulla. Ma che cos'era questa nave? Oddio. Ciao bambino. Mi accorgeranno al prossimo congedo. In licenza di spacco. Ho davvero paura. Vai. Questo tizio, Miller, sembrava spaventato. Una figura girata. Ma io sempre te vicino con il testo. Questo sarà di ritorno. Cercando un lavoro come meccanico. Ci risposeremo. Avremo due bambini. Saremo felici per sempre insieme. Mettiamo da impazzire. Miller. Non credo sia andata a finire così. Mi dispiace. Con dei segni sul quadro. Carino. La mascotte della nave. Ok. Ma cosa c'è? Qua. Mi fa guardare da lì? Vado a controllare la sua macchina. Stanno tu cercando. Ah, ma si dividono. Sono dei geni. Li prendiamo uno ad uno, quindi.
Ho trovato questa lettera mai spedita. Ok. Beh, si parla di ombre che vagano nel carico. Ombre? Puoi essere più precisa? Non sono sicura di cosa volesse dire. Quel che è certo è che questo posto mi dà i brividi, come se fosse accaduto qualcosa di orribile. Non so cosa, ma non mi piace. Di sicuro non è proprio normale una nave fantasma come questa. Neanche un po'. Ho trovato un biglietto vicino alla camerata. Dice che questo tipo, Patterson, si dava sempre malato pur di riuscire a saltare i turni di guardia nella Bravo! Stiva. Bravo! Mette sempre muto al bastardo. Pare l'abbia fatto diverse volte. Complimenti, Patterson. Sembra che stare lì sotto non piacesse a nessuno. Si direbbe che fossero tutti terrorizzati da qualunque cosa stessero trasportando sulla nave. Vorrei conoscere i piani dei pescatori. Non sono pescatori, sono pirati. Quando eravamo sulla Duke, li ho sentiti parlare dell'oro della Manciuria. Non credo stiano seguendo un piano. Sono solo a caccia dell'oro. Dobbiamo erano stare ombre, in particolare ombre bianche. Se non trovano... White Shadow, era Samu! E allora? Che facciamo? Se non avesse colto la città. Vediamo che cosa sta. Dobbiamo trovare una via d'uscita da questa stanza. O preparare un agguato ai pescatori quando torneranno. Ok, se stiamo qui non combineremo nulla. Guardiamoci intorno e cerchiamo una via d'uscita. Ah mia, quante ne sale. Fai attenzione. C'è una sedia. Sì. Non mi fa vedere la sedia. 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 Oh. A volte è veramente fatto col culo però sto gioco. Ok. No, non era la sedia, era il giornale. Mi chiedo perché l'abbiano abbandonato. Però sono io scemo. Ah, The Gita Mario archeologi dispersi in New York. 24 archeologi inglesi sono stati dati per dispersi tra i monti Zagros. Spedizione Hodgson raggiunta nel paese lo scorso settembre con l'obiettivo di portare alla luce. Che cosa? Non lo sapremo mai. Una garata. Sì, però fai rumore, ti sentono gli altri, cioè i pirati fuori. No, frega niente, ok, va bene. Ehi, qui, guardate qui. Ma sto ancora parlando? Ok. Questo posto è strano, mi sembra furbo. Come una mano? Non funziona. È ridotta troppo male. Che ne pensi? No, non si apre. La facciamo aprire. Di qua. A calci, Bri. Sfondiamo. Potremmo forzarlo e scappare. Beh. Dai, ci sto. È la via di fuga. Ci sto, è la via di fuga. È la scelta giusta. Un banco con la forza. Per forza. Ah, ecco. Abbiamo un vero magico. Sì, ma qualcuno deve distrarre qualcuno le guardie. Deve distrarre. Infatti. Sì. Mamma mia! Un attimo. Forse invece dovremmo bloccare la porta. Sì, dobbiamo prima bloccare la porta. È un'idea ancora più intelligente. E poi dopo... Brava, brava. Barrica, distrai... Barrica. Perché se li distraggo poi anch'io mi trattengo. Ma appunto che è ridotta male si dovrebbe aprire più. Infatti, esatto. Qualcuno mi dà una mano. E la tipa. Oh, infatti. Ma esatto, Manu. Mamma mia. Mamma mia.
le abilità. Ora vedi che si apre dall'altro lato. No, ok, ci è andata bene. Sarebbe stato bellissimo, però. Mi sa, con che coraggio. No, c'è la cosa di battiti. Cosa tanto ce l'ho? Ma dai! Ma in tutto questo, continua a dirlo, ma Brad, dov'è? Siamo al sicuro. Ehi, oddio, sicuro, parliamone. Non ci si può fermare. Giusto. Forza. Devono esserci delle scale qui intorno. Mamma mia, quante ne stai. Alex ha uno sguardo molto furbo. E io entro nelle stanze. Bello. Ah, ok. Nota, tu non mi ricordo, se è vietato parlare, giocare, bla bla. Ragazzi, nessuno entri nella 3A, tu stereo, nessuno. No, povero Brad, il gioco si è dimenticato di lui. Utilità zero. No, vabbè, poverino. Quello che mi stava più simpatico. Oddio, più simpatico. Semplicemente è il meno peggio. Tutto? Ehi, amici, non andate senza di me. Ho paura. Siamo pazzi? Aspetta da solo. Puoi entrare? Oh! C'è scritto non andare nella 3A. Ah, quanto ci scommetti che questa è la 3A? Cazzo. Ecco che cosa ha fatto scappare tutti. Voglio sapere. Voglio vivere nella mia ignoranza. E qua cosa abbiamo? E che palle, topo... Maledetto infame bastardo. C'è un altro? No, va bene. Utilità di questa cosa? Zero. Però questo spavento, non lo so. Nulla. Parole di prima. Ma non c'è nulla. Stanza inutile. Poi lo... Ah, ma è quello. È strano che siano tutti quanti spariti. È come se fossero stati portati via qualsiasi cosa stessero facendo. È tutto così assurdo. Già. Oh, una mappa. Questo è utile. Bene. Non ce la ricordiamo. Qua c'è un foglietto? C'è qualcosa? Oh! Dire. Non sono saltato dalla sedia. Ma qua? Vabbè, ma quanto grande. Aspetta, devo controllare qua. Hello? Ma siamo pazzi? Sì, tanto sei morto probabilmente. Cioè, dimmi che c'è un ragazzino a bordo. Io penso a nada. Cristo, che altro ci aspetta? Guarda, non lo so, amico mio. Non voglio chiedermelo. So che c'era qualcosa nel bagno. Tipo qua. E direi che possiamo anche levarci dentro. Andiamo dall'altra parte del bagno. Oh, non c'è nulla. Finito, finisce qua. Bene, fa piacere. Andiamo dalle nostre amiche. Vabbè. Conrad ce l'ha fatta. È perfettamente in grado di... Che ne so io. Cioè... Non è una risposta. Io so? Direi... Certo, Conrad ce l'ha fatta. Oh, bene. Sentito.
Barca grande, motore grande. Mamma mia, un esperto. Ingegnere navale qua. Alex l'ingegnere navale, Bri. Perspicace. Ah, eccola qua dove è l'altro. Dove fino a fatto, Bri. Guarda. Qua. Deposa la torcia è importante. Bene, non c'è nulla. Ah, ok, lo apre. Dai, aspetta Bri. Che tasto schiacciare. Ok. 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 Anomalie. Ok, ispeziona. Non so se è un forte temporale. Problemi maggiori all'impianto elettronico. Va bene. Basta, non c'è nulla. Ok. Vabbè, nulla di che. Tipo taccuino per le note della strada macchina. Vabbè. Qua? Qualcosina? Nulla? Oh, ma che bel posticino con questo gas. Ma questo è il gas del prologo. Cos'è? È quello di un topo? Di un ratto? Ma siamo pazzi? Sto impazzendo. Mantieni la calma. A posto. A posto, non voglio più giocare adesso. Mi sa che adesso iniziano i problemi. Chi lo dici? Ma cos'altro taccuino con le note di manutenzione? Sì, ha bandito l'alcol, bla bla bla, l'alcol era buono, bla bla bla, mi piace l'alcol, bla bla bla. Ciao Fra! Come stai? Saltato tutto, bla bla bla, l'alcol era buono. Torniamo avanti, non è ascolto, ok, 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 va bene. Bene, bene, buono, buono. E riprendiamo. Io sapevo già che sarebbe comparsa. Maledetto. Maledetto, man. Maledetto. Io? Mi sono cagato in mano. Ho visto lì una cosa. Vabbè. Ma va, ma perché ti guardi in alto? Ma che problemi hai? Guardi tutto in giro, qua scappa, via, via. Oh, un quadro. Ah, sono quelli che ti fa vedere il futuro. Ah, no, buono. Sto bene, appena finito di tagliare i capelli. Oh, grande. Però ammetto che mi sono preso un colpo pure io la prima volta. Vabbè. Ci sta. Ci sta. Tanto rumori ambigui si sentono. Oh, madonna santa, ma tu non puoi startene così. Cioè, seguimi. No, nulla di che, Fra. Mi sono cagato in mano dalla paura. Come stai? Che faccia incredibile, cacchio. Oh, filmattino. Allora, ma spegnila la torcia. No, la tiene accesa. Prima è scemo. Senti tutti. Ma non coprirla con la mano. O risparmi anche batteria se la spegni. Non è che le trovi delle pile a posto, qua in giro. Ma è scemo. Mi spaventerò più quando giocherò a Little Hope. Mi spaventerò più quando giocherò a Little Hope. Tosto Little Hope. Ah, l'ha messo lì o cosa devo spintare oggi? Lo spintarogeno della Duke. Sei sicura? Sì, sono sicura. Mson. Dai.
Dimmi che sei scemo e lo lasci lì. Che tra l'altro per andare via ti serve anche a te lo spinterogeno, quindi io me lo porterei sempre a prezzo, però. Dobbiamo essere prudenti. Dobbiamo essere prudenti. Facciamo le cose fatte bene. Vabbè, io di notte insieme al Potolino. Dove hanno preso il doppiatore? Mercatino dell'usato. Tipo, per sta rada. No, perché ho fatto... Arriva qualcuno. Ok, ho fatto il mio. Ho fatto la mia parte. Dai! Ma a sto punto dai, scendi e dagli una mano! Arrête de crier, j'essaie d'entendre ce qui se passe. Je crie pas. Ta gueule. Je veux savoir où sont les autres. Dobbiamo seguirli. Non perdiamoli di vista. Mi sa che lo giochi un pochino che ritrovo sarebbe l'ultimo dei tuoi problemi. Beh, in effetti. Dovevamo seguirli. Dobbiamo stare a distanza. Di qua possiamo anticiparli. In effetti sì. Ci penso io. Ci penso io, mamma mia, con che voce era detto. Oh, che eccoci qua. Beh, te ne vai via subito? Esploriamo. Magari troviamo qualcosa di utile per sconfiggere i pirati, che non ci vogliono bene, ci odiano. Vedi? Tipo un fogliettino. Mi sono bagnato. Cosa farà? Il doppiatore incredibile. Ah, ok. Oh, buon Dio, ne avrei fatto volentieri a meno. L'area 7C è stata trasformata in una cappella per la durata del... No. Mi sembra giusto. Visto che la nave da guerra, tra un mortaio, una bomba e l'altra, un padre nostro ci sta sempre bene. Mi sembra più che giusto e coerente. Cos'è stato? E niente, lui guarda... Che cosa? Secondo me è un esperto di tetti. Niente, non si blocca a volte, non va avanti. I doppiatori dei programmi di Disney hanno i problemi più emozioni di questo. Bello gioco, bello tutto, ma il doppiaggio no. E diciamo che il doppiaggio non è il loro punto forte. Com'è quello di Little Hope, raga? Aspetta, c'è di qua. No, non c'è di qua. Cosa fai nella vita? Tifo. Un esperto di titti. Che succede qui dentro? È un lavoro incredibile. Non è semplice, non è per tutti. Tu vai lì e aspetta, bisogna. Ciao Jesse, come stai? Ritrovo leggermente meglio, ma nulla di che. Ok. Ma quello originale invece com'è, per curiosità? Anche quello originale fa schifo o... È buono. Come stai, Jesse? Siamo già passati. Ma non è vero, non siamo mai stati nella cucina. Mi sembra. Infatti. Alex, per me siamo già passati. Ma tu hai dei problemi. Ci stai facendo girare intorno. Ma non è vero, non ci siamo mai passati. Cosa stai dicendo? Io il coltello me lo porterei dietro, anche se arrugginito. Però è pur sempre qualcosa. Ehi, attenzione, non è il momento di giocarci. Potrebbe servirci, infatti. Non si sa mai, può esserci utile. Esatto. Resta a vedere che mi ammazzo perché cado. E mi infilzo il culo sul coltello direttamente perché sono un idiota. Bene, adesso preparo un pancake allo yogurt con un giuccio. Buono. Ah, quello inglese è sicuramente a meglio. Okay. Buono il pancake. Poi cucci il cioccolato. Io però, non è giusta questa cosa. Non è per niente giusta. Uffa.
Di qua c'è qualcosa? Non c'è nulla. Comunque mi piace che questo Ghast ci segue sempre. Oh, buono, cos'è? Polpo? Come se sapessi davvero cucinare. È vero, la prossima volta so che ci stai o per fare. Oh, grazie. Volentieri, volentieri. Dovrebbe essere buono per anche quello. Già, mi sa proprio di sì. Tanta, tanta roba. Qua? Hello? Tanto cielo, che schifo però. Alex, che c'è? Che schifo. Fidati, non vuoi saperlo. Cosa? Che significa? Cosa mi nascondo? Ma non ti nascondo nulla, vai, se apri l'armadietto e vedi se sei cretina. Tanto cielo, lo faccio per te, così non sbocchi. Ehi, oggi serve uno stufato di manzo. Vediamo il menù, la parte più interessante è sempre il cibo. Mercoledì. Tutto si fosse fermato improvvisamente. Sì, brava. Smesso di funzionare. Sì, brava. Uova sode. Patatine fritte in padella giovedì, ottimo giorno. Ma scusa, a colazione le patatine fritte? Scusa, colazione, patatine fritte. Poi venerdì, fagioli al forno. Sabato, spezzatino alla crema su pane di mais a colazione. Pancetta e uova strapazzate. Pancetta e frittare di patate, ci sta, realizza. Patatine fritte a colazione, no. No, ma sei, hai dei problemi? Poi ci credo che sono morti tutti su questa nave. Bria, al mattino mangi patatine fritte, mezzogiorno topi morti? Che cheat, modificata tantissimo. Però... Esatto, mano, mezzogiorno, topi morti. Come, le hai mangiate già? Hai mangiato a colazione le patatine fritte? Beh, io una volta ho fatto colazione con birra e popcorn, ma lì era una storia lunga e incredibile. E un giorno vi racconterò un'esperienza che ho fatto con Samu al Mugello. È stato traumatico, però mi sono divertito. Credo. In realtà non ne sono ancora convinto, però. Ok, ora dove diavolo siamo? Credo che si debba andare di qua. Sono morti per una congestione. Comunque 100-100, raga. Sto gas c'entra qualcosa. Perché ogni volta che vedo cose strane, ci sono cose strane, c'è la stanza che è ricoperta da questo gas. Quindi o causa allucinazioni o boh, non lo so. 100-100, Bri. Ora vi dico un'altra cosa. Situazione con patatine fritte frittata come con berco e cappuccino. Non vi dico durante il giorno le coriche. Eh beh, ci credo. Miracolo che sia ancora viva. Un giorno ve lo racconterò. Guarda, 25 sub. Esatto, 25 sub. 80% dei morti erano in bagno. Esatto. Ah no, ok, succedono cose. Avrei bisogno di una birra. Sì, va bene. Poi cosa abbiamo? Oggi alcuni ragazzi hanno organizzato un torneo di lotta in una delle stive. Sono morti tutti. Sono sicuro che il carico della stiva sia in qualche modo collegato alla squadra scomparsa. È scomparsa una squadra. Il capitano Jones aveva sentito parlare di una stara piena di statue d'oro. Oh. D'oro massiccio. Appartenuto a un imperatore bambino della Manciuria. Quindi si sta a vedere il bambino che si è visto nel prologo. Un bambino mezzo morto. Secondo la leggenda erano maledette, ma certamente non credo a queste stupidaggini. Non ho idea se le abbiano trovate, ma non ho mai fatto ritorno. Magari stanno rientrando ora. Ah. Ah, stavano giocando a carte. Vinceva? No, non ci ha dato saperlo. Vabbè. E noi andiamo avanti. Non importa, tanto non è essenziale sapere chi vinceva a carte. Però, prima di qua. Se c'è un quadretto, non si dice mai di no, il quadrettino. Dicami. Prendiamo un polipo. Perché? Ah. Ma si è fatto male Brad, quindi è ancora vivo, cioè oddio, per molto però. Perché no? Perché sì. Qualcosa non va. Qualcosa non va. Sei perspicace, acuta mi dicono. Cosa? Cosa? C'è qualcosa qui con noi. Tu non... Cioè, non hai sentito niente. Ciao Gippo, come stai? E facciamo la disinstallata. No, poverino. C'era qualcosa, si muoveva nell'ombra. Dai, probabilmente erano ratti. Solo... Probabilmente era un ratto. Tutto qui. Non ridere di me, idiota! Però infatti con calma, io non volevo che io dicesse così con questo sarcasmo. Ma che uomo orribile che ha. Come sta, signor Gippo? Ok, siamo già passati.
Ma non è vero, non ci siamo mai passati. E che proponi, tornare indietro? Fatti. Siamo già passati di qui. Mi avevo dice un'altra volta, se sai col tago che ho trovato in cucina dove va? No, no, mi dissocio. In game. Okay. Va bene, è molto stonato, ma bene. Oh, che casse che abbiamo trovate! Cappelle ripugnanti. Non fanno per me. Dai, ti sostengo. È vero, fa schifo e anche molto. Però dobbiamo andarcene su. No! Ok, allora perché non ci diamo una mossa? Io non voglio. Ah, ok, ok. Pensavo tornassi indietro per sempre. Però aspetta, zia! Perché qua c'è una porta. Io voglio vedere cosa. Niente. Com'è codesto videogioco? Codesto videogioco è divertente da giocare. Ha parecchi jumpscare. Cioè, l'atmosfera non mi mette paura. Ma che sarà. Cos'è? Però ha parecchi jumpscare che mi fanno saltare dalla sedia. Tutto sommato, però, dai, è godibile. È carino da giocare. Mi sta divertendo. Un po' mi spavento, un po' mi diverto. Un mix di cose. Non è un titolone, però. Questo tizio ha un nome. Dai! Che importa da dove venisse? Le persone hanno dei nomi. Sempre più occhio. Uomo. Proviamo a arrestarlo. Bene, non infastidiamo i morti, mamma mia. Non può far nulla. E io li infastidisco. Perché sono un birichino. Che schifo. Guarda questo. Pazzesco. Tu uomo intelligente, vero? Essere umano. Intendo, è mai stato. È successo qui dentro. Non lo so e non lo voglio sapere. Ok, andiamo. Ora, via di qui, forza! Vabbè, però calma. Voglio vedere anche gli altri. Questo qua è incatenato. Ah, è quello le più. Hanno chiuse per bene queste bare. Perché sigillarle con le catene? Perché magari qualcosa che c'era dentro poteva scappare. Jimmy, ecco dove eri finito. Sembra per bambini. Non voglio sapere. Andiamoci. Ti ho cercato per anni. Ma cosa c'è? Che succede? Non lo so. Ciao! Santo cielo! Che c'è? Guarda! Cosa c'è? Vuoi farmi spaventare? Io mi stavo già affezionando, volevo chiamarlo Jimmy. Perché non ce ne andiamo? Devi vedere il vaso. Sono un grande esperto di vasi, quindi vorrei vedere questo codesto vaso. Niente, ok, leviamoci un attimo da riparare qua perché questo posto non è che mi rassicuri più di tanto, quindi andiamo. Ciao Gipo, scusa se ne stra. Aiuto per salvarli. Ciao Kevin! Come stai? Aiuto per salvare. Guarda, hanno salvato uno e gli altri, boh, voglio vedere e giocarlo così, impulsivo, come se io fossi nel gioco. Voglio vedere quanti ne riesco a salvare. Probabilmente moriranno tutti eccetto l'unico che ho salvato, che è quello che mi sta anche più sulle balle, quindi. D'accordo. Hello? Ma io mi sto perdendo. Aspetta, Conrad è scappato con la barca. Sì. Sì. L'ho fatto scappare con la barca. Cos'è che fa questo rumore? Ho fatto una cagata. Immaginavo. Non doveva scappare. Vabbè, pazienza. Poi mi spoileri tutto. Mi dici tutti gli altri finali alla fine. Ora voglio provare a giocarmelo, come ti dicevo, come se fossi io lì. Se fossero le scelte che farei io, più o meno. Quindi non spoilerarmi nulla e poi al limite parliamo degli altri finali e tutto alla fine. Non so quanto manchi alla fine. Non so quanto dura questo gioco. Non tantissimo. Marto! Ehi, ok. Non è il momento di scherzare, dico sul serio. Non sto scherzando, non è che sono qua a fare il pagliaccio, Marto, ma che cazzo? Non toccarlo, perché l'hai toccato? Perché non posso toccare i cadaveri? Non si può? Ah no? Va bene. Ma. Ah no, ok. Dico solo che ancora si rimedia. Vabbè, dai, non dirmi te, non dirmi nulla.
Anche se magari lo gioco male, voglio giocarlo male. Cioè, nel senso, come lo giocherei io. Tanto come ha detto Fra, è la mia prima run. Io voglio vedere cosa c'è in questa stanza. No, tu non fai cose strane, vero? Non fai cose strane? Posso andarmene? Non fai cose strane? Ok. Oh, ma che carino! Questo è morto di paura. È evidente. Ciao. Ok. No. Per qua. Qua c'è interazione. Ok. No, perché prendere forbici, bisturi, avere delle armi quando puoi tranquillamente leggere? Ok, allora. Questo tipo soffriva di appendicite ed è piuttosto comune. È un medico? Ah, no, è vero, lui è un medico. È stato strombato da un infarto. Che di comune non ha niente. Sei in coop? No, volevamo... Volevamo fare in cooperativa. Ci sarebbe piaciuto molto. Il problema è che con l'altro ragazzo, con Samu, non ci andava. Non partiva. Abbiamo provato la coppia in tutti i modi e non partiva. Non voleva partire il gioco. E quindi niente, si fa in single. Non dura molto. Se gioco così a metà gioco, ci... Ah, ok, ok. Dobbiamo giocare in coppia. Infatti, esatto. Guardate, ragazzo del canale, ma questo gioco funziona quanto in... un'incudine appesa ad un filo. Beh, onesto. Onesto, funziona benissimo. No, dai, dimmi. Cosa c'è di sicuro in questa nave? Cosa? C'è un uomo con un martello. Ma Brad, dov'è? Dimmi che lo usiamo adesso. Che fine ha fatto quell'uomo? Usiamo Jimmy? Mamma mia, Jimmy spa. La metà è più avanti, ok, ok. Dove mi stai portando? Perché dovrei dirtelo? Oddio, con quale voi, questo qua è il miglior doppiaggio. Miglior doppiatore. Io voglio andare indietro. Voglio vedere cosa c'era in fondo. Ok, non posso. In chat, durata e altre cose. Che magari c'è anche chi come me non l'ha mai visto e ne ha giocato. Oh, esatto, Gippo. Raga, essendo che in chat magari, come diceva anche Gippo. C'è chi non l'ha mai giocato, evitiamo di fare spoiler di qualunque tipo. E giustamente magari uno lo vede qua, il gioco vede che gli piace, se lo vuole giocare per conto suo. Anche perché poi per ogni run che fai è diverso, cambia, giustamente. Allora, te zio ti dai una calmata. Danny, allora, ti dai una calmata qua. Tanto metti giù le mani, partiamo da questo presupposto. Se io voglio prendere una chiave d'inglese, io la prendo, va bene? Mamma mia. Se no ai prossimi inizio a togliere i messaggi. No, vabbè, Jeep, adesso. Non sai neanche quello che fai. Fai solo quello che ti ordina, vero? Esatto, fa soltanto quello che... Guarda che mi dà fastidio che quest'uomo mi segue. Quanto cattivo, eh? Jeep è un uomo veramente cattivo. Stop. Beh, mi piace questo intermezzo, è stato bellissimo. Sono emozionato. Di qua? Qualcosina? Vabbè, allora, Daniele, scartavetrato i maroni. Io voglio andare di là. Io dico no. Ciao Squartone, come stai? Vado di qua. Ti frego tantissimo. E come la mettiamo adesso? Non te lo aspettavi, questa mossa? In realtà era la strada che dovevo intraprendere. Sai perché quando scrivo durante le live a volte non compare lo schema di 3 mesi e sono sempre da cellulare? E probabilmente Twitch caricherà sempre le emozioni già. Ora lo spoilerò tutto. Alla fine succede che... Messaggio eliminato. Grande mano. Ma tutti scalzi. Ma che fastidio. Ma prima ti fai un taglietto, ti pigli il tetano e muori. Questo cazzo di posto è infestato. Guarda, mai quanto la tua voce. Comunque, nel senso... Parliamone, ti prego. Oh, un cappello! È un cappello? Sì, è un cappello. Ho sempre desiderato un cappello da me. Ora me lo metto. Sembra quello di Paperino.
No, squarta, no, povero Fra. Ma quello che è già quello dei 3 mesi? Ma è vero, Giacco, dovresti già avere lo stemma dei 3 mesi. Cos'era quel rumore? Non ti fare domande. Non voglio sentire un'altra parola. Quanto c'è? Il doppiaggio regala delle gioie in tutti. Allora, vediamo. Santo cielo. Spaventato. Sento Kevin che Twitch purtroppo spesso e volentieri non contestualizza. Ti prego, non devi farlo per forza. Ma ieri sono mandato un messaggio durante la live di Stam e non era parto. Dopo era tornato. Gesù! Che bell'uomo! Oddio, oddio, quel tipo. Oh, grazie mille per il follow, Kevin. Benvenuto. Vuoi una birretta, whisky, lo scotch, grappino, non lo so. Non so cosa gradisce, ragazzi. Dici cose senza senso. Ma guarda, non è che si distacchino tanto da quello che dici te, eh. Cioè, nel senso, qua fra tutti, Berin, ce ne fosse uno intelligente. È una bella vacanza, vero? Sta nave è proprio ci andrai, tipo crociera instant. Sono astemi, ok, un bicchiere d'acqua. Magari preferisci una bella. Che cazzo sta succedendo qui? Ma dobbiamo trovare Olson alla svelta. Guarda, vacci piano, squarta. Le regole valgono anche per te, anche se sei abbonato, eh. Lo so che lo fai con goliardia. Olson! Merda. Sì, Jack. Yes. Sì, esatto, come dice Gitpo, dovete andare da un psicologo di coppia voi due, ragazzi. Come... Non so che personaggio sia di Rainbow Six, però immagino che non sia molto utile. Grazie a questa frase so che se mai dovessi giocare a Rainbow Six non prenderò mai polve. Cos'è? Tanto qua passano cose davanti, cioè. Ho un quadro. Un'altra visione. Vabbè, fammi vedere. Oh, ma che scossa balle che è questo qua? Ma gli voglio rubare la pistola, si può? Ma sta bene. Until Dawn l'ho giocato. E per quanto comunque questo mi stia divertendo, comunque lo preferisco Until Dawn a Man of Medan. Non so se anche te o voi la pensate così, però boh, per quello che sto giocando adesso, Until Dawn mi ha garbato di più. Cosa sta facendo quest'uomo? Dimmi, squarta. Little Hope non l'ho giocato, vorrei poi giocarlo. Che l'incipit di trama mi incuriosisce di più rispetto a questo. Dimmi, squarta. Dimmi tutto. Ma... Ha lasciato torcia, cappello e l'unica cosa che volevo la pistola no, eh. Ma porca miseria. Dove è andato? È andato. Intanto questo lo voglio vedere. Lo stavo vedendo prima. Ciao Cliff, come stai? Andato di qua? E io torno indietro. Voglio la sua pistola. Sono un po' male, però. Ma si può? Beh, è chiuso. Bianco positivo, nero negativo. Oddio, cosa bianco positivo, nero negativo? Cosa? Cosa? Ah, i cosi dei quadri. Ah, ecco cosa, come si... Se è quello, ecco come si devono leggere, grazie. Sembra come un drago di comodo su isole indiane. Mia squarta, esperto, è un zoologo solo perfetto. Bene, da un po' che non ci sentiamo. Ho sentito che avete finito Monkey Island. Ah, vai tranquillo. Sì, l'abbiamo finito. Mi è piaciuto veramente tanto. Che molte cose non me le ricordavo ed è stato molto bello.
rigiocarlo. Però prossimamente, poi ora non vi so dire quando, però se vi garba anche a voi, spero di portare Monkey Island 2 sul canale. Mi farebbe piacere. Non è uno spoiler, ma... No, non l'avevo interpretato come spoiler. Vai tranquillo, Kevin. Era un attimo da capire se ti riferivi alla cosa dei quadri, delle visioni. Oh, santo cielo. Aspetta che schiaccio qua. Oppure no. No, grazie. Almeno così ho una chiave di lettura per quelle cose che non ho mai... Quindi bianco... Ok. Grazie comunque, Kevin. C'è qualcuno? Vabbè, Gippo, no, dai, adesso... Sono delle cose che non scopri da solo, ma molto probabilmente ci sono scritti nei consigli che ti dà stesso il gioco, che io sono scemo e non leggo, quindi ci sta. Oh! Oh, santo cielo! Un po' me lo aspettavo, ma no. Voglio rivederlo, però, questo bel uomo. Ma non c'è? Ok, ottimo. In questo periodo sto lavorando molto. Dai, come sta proseguendo sul sito con le recensioni, Cliff? Può sembrare che come tatuatore non si faccia tanto. Ah, ma sei tatuatore, non lo sapevo. Grande, figo. Faccio a 400 piedi. Può sembrare che come tatuatore non si faccia tanto. No, anzi, secondo me anche un tatuatore lavora tanto come tutti gli altri. È normale, quindi ci sta. Che Einstein prendeva sempre 4. Oddio. Ninja, no. Può anche darti, non lo so. Non è un buon segno. E noi scendiamo perché siamo scemi in culo. Se perdonato ti voglio bene. Vai, allora vai a controllare. Ma Gippo non ci sbatti. Ma ripeto, i consigli per quanto riguarda il gameplay gli accetto più che volentieri, come quello che ha dato Kevin dei quadri. Poi ovvio, consigli di trama, essendo che è la prima run e voglio gustarla con le scelte che farei io, quello no, anche perché poi gli sarebbe spoiler. Guarda, ho vietato l'accesso. Ok, va bene. Ah, appunto, il voto massimo era 4. Ah, ok, allora vedi che spiegato. Allora ci sta. No, scherzo, scusa le cattiverie. Intanto tra Squarta e Fra c'è sempre un po' qualche diatriba, ma anche dell'amore. Molto incompreso. Ma Brad? C'era Brad dietro le macchine. Gioca a nascondino, Brad. Brad birichino. Ah, ma questo è quello di prima. Sono scemo. Oh, yeah. C'è del tenero? Cosa sta accadendo qua? Gesù, che è successo qui? Non lo so, ma sicuramente non cose belle. Oh, una medaglietta. Charles di Pere. Rex Pere. Boston. Che cose che non... Allora, lì c'è una porta. Sai, se voglio andare. Bat prima. Potremmo un attimo vedere il resto. Tipo di qua? Infatti di qua continuava. Ma io non so se ha senso continuare di qua. Che c'era anche la porta lì. Ci sono due strade. Ah, però aspetta, forse questa è una strada chiusa. Mi sa di sì. Dimmi che trovo un'arma. Sì! Oh. Può sempre tornarci utile. Palermo. Se un giorno torno in Sicilia da un amico posso comprarti le pali. No, ci sta. Tra l'altro c'è una stima incredibile per i tatuatori, perché immagino che non sia per niente semplice disegnare bene, perché comunque disegnano bene i tatuatori, molto bene, sono degli artisti, sul corpo di una persona. Che magari questo qua, soprattutto se non è la prima volta che ne so che si fa un tatuaggio, ma che so, si muove, c'ho le crisi, poi ti manda a cagare. Santo cielo, che bel maggi, proprio. Oh, salve! Ah, così? Un'arma. E vai così che siamo armati. Oh, Brad, era buon'ora. Ah, ma sto qua era in bagno a sboccare.
Intanto Brad, esatto, intanto Brad ha dato l'anima. No, ti preoccupare, Brad, non sei in ritardo. No. Coraggio, cazzo, ti pone coraggio. Forza. Era sotto un letto. Mamma mia, che codardo. Dai, Brad. Credo in te, Brad. Ora cade, muore, fine. Oh, grazie, Squarta. Anche lei. Io il mio primo ed unico tatuaggio che mi sono fatto l'ho disegnato io. La mia Jeep. Porca puttana. Che ti hai disegnato più? Che mi avevi detto, però non ricordo. Cosa ti sei fatto? Faccio una porta. E sarà chiusa. Dimmi cosa ti piace e poi ci faccio altro. Io non lunedì dalla prossima settimana, quello dopo, cioè il 22 marzo, rinnoverò la mia sala. Oh, grande Jack, grazie. Sono contento, ci fa piacere. Grande Gabi, lei fa schifo, magari tanto calcio per discutere. No, ma chi è Gabi? Grazie, Jack. Ma quella di Rainbow Six? Ma siamo pazzi? Ma sì, ma è in moto? C'è gente che usa. Ehi là. Chi c'è? Non ci manca. Brad, io fossi in te comunque. Abbiamo fatto 30. Ma facciamolo questo 31. Ma rimaniamo sotto il letto. Ma chi ce lo fa fare? Ma frega niente degli altri. Tanto qualcuno, spero, se sopravvive, dovrà pur ritornare in barca. Tu ti fingi svenuto per tutto il tempo. Appena senti i passi, ti mettono in moto e ti svegli. Oh, oh, scusate, avevo un po' di emicrania. Su, via. E te la sei bossata tutta. Tattica geniale. O se no, nella peggiore delle ipotesi, non torna nessuno e muori. Anzi, non torna nessuno perché sono tutti morti. Quindi sei costretto a salire sulla nave e trovare lo spintarottero. Volevo vedere cosa c'era dalla parte opposta, però. Comunque se c'è qualcosa dalla parte opposta. Sì! Vedi? Dovevamo lasciarci quel magico oggetto. Chissà cosa sarà. C'è una porta? Ok, chiusa, meno male. No. Sì, ma l'oggetto... Ah, il braccialetto di lei. Vabbè, lo prendo, glielo ridò. Sono passati da qui. Bene. Erano qui. Ah, personaggio preferito? Per adesso? Su Man of Medan, per adesso, quello che mi sta più simpatico è Brad. Perché l'altro, il fratello della tipa, boh, se la tirava un sacco, non mi sta simpatico. Flynn forse ancora, però boh, a volte esagera. Alex, boh, non mi dice nulla. E la tipa, boh, non mi dice nulla. State recupero un po' la chat. Ciao, Hillard! Come stai? No, un personaggio di Attack on Titan, odioso, molto odioso. Se è della quarta stagione, ancora non ce l'ho presente. Ho visto le prime due puntate dell'ultima stagione. Come stai, Hillard? Probabilmente è la più odiata da tutta la community. Oh. Ho una foto del mio cane che ha salvato la... Ah... Che parte dal fitto per trovare che mi tocca. Che figata, Gippo. Però come gioco mi è piaciuto molto Ritoropo e adesso aspetto con ansia il nuovo capitolo che devo uscire. Quale sarà il nuovo capitolo? Sapete già come si chiama, di cosa parlerà? Brad è il genio della... esatto, Brad è il genio della situazione. Però forse è quello più normale, più simpatico, non lo so. Cioè, gli altri, boh, non mi piacciono caratterialmente. Comunque, sempre tutti a piedi scarsi. Prima sto tetano se lo prendono. Ma porca miseria, ma mettiti dei mocassini e ciabatte. Non so. Avrai qualcosa sulla nave. Cioè, sei stato a dormire tutto il tempo, te li potevi prendere 10 secondi per metterti un paio di scarpe e non farti male. O non camminare nello schifo. Invece no. Comunque, io dovrei andare di là. E mi sa che andrò di là. Sì, ieri ho tirato fuori l'anima. Aia, Ert, mi spiace. Cosa avevi? Il tuo gruppo c'è un piccolo trailer, ma non si sa il nome, si sa solo che è ambientato nel mondo orientale. Ok, ok. Tutti vaccinati contro il tetano, esatto.
Moriranno per il tetano. Sì, se riescono a sopravvivere dalla barca, il tetano li ucciderà. Ah, che bel uomo. Per la merda più merda. Mio punto è fare il tetano. Sono comunque, se caso mai posso fare tre giorni. Quindi in caso penso a una cosa veloce. Esatto, Eilart, ora come stai? Ecco, squarta parte. Correggo, che belli. Sì, esatto, che belli. Quarta divisione, ok, esatto. Fatto tutti in gruppo qua. Che carini, foto di gruppo. Tutti molto sorridenti. Allora, qua c'è... Ah, ma si va avanti. Mitt. Chi c'è? Ma... Oh, beh, oddio. Diciamo che anch'io mi cagherei un po' in mano dalla paura. Angolo, porta l'angolo veloce. Ma siamo pazzi? Oh, grande. Perfetto, stupendo. No, voglio tornare indietro. Sempre per... Bene. Brad. Brad, si torna indietro. Oh. Oh, boh. Ops, ho sbagliato strada. Capita, mi spiace. Ah, sono i sette nani sotto droga, esatto. Però mi hai scritto non posso fare una roba veloce, devo farci prima per capire quante sedute fare. Ora sto meglio anche se mi sento debole, ieri non ho mangiato nulla, oggi sto recuperando pian piano. Ok, dai, allora riprenditi per bene, Eilart. No, no, infatti questo giocatore per me è fantastico. Ma questo vengo a provare con una roba veloce tipo la scritta Dylan culo. Grazie, Gippo. Però che onore, eh? Sarò per sempre segnato nel tuo corpo, sul tuo corpo. Lista tra l'equipaggio. Iniziato da solo, attualmente in custodia. Ok. E dove te lo fai tatuare, Dylan culo, per curiosità? Se te lo fai tatuare sul culo e lì. E niente, dobbiamo andare nella stanzina brutta. E vabbè. E ci andiamo, non è un problema tanto. Morire per morire, Beri. Tu culo, ovviamente, giustamente. Hello? Hello? No, per adesso no, Eilart. Per adesso no. Hello? Ok. Santo cielo, ma siamo pazzi? Dove diavolo sono? Non me lo aspettavo così dopo tanto. Mi è piaciuto sto jumpscare. No! Dai, riaprilo, riaprilo. Fidati del tuo istinto e riaprilo. C'è qualcosa di importantissimo. Una maschera antigas! Ma veramente? Ma dimmi che la prendi. Dimmi che la prendi. Dimmi che la prendi. Sì! Così quel gas non ci può fregare. Che secondo me è quel gas che porta alle allucinazioni. Perché ogni volta che c'è il gas si... Vedi anche qua c'è il gas e la gente vede cose strane. Quindi io fossi in te amico me la metterei già adesso. Fatti furbo. Qualcuno? I bandi? In fronte. Bravo, oh, bravo. Ma siamo pazzi che si chiudono i bagni qua? Ma li perdi tutti, sì, guarda, ma sicuro. E io apro. Sono trasgare. Schifo. Vabbè, ho meglio sangue che qualcos'altro, comunque. Ah, aspettate, raga. Mi sa che devo fare la cosa dei battiti. Ma è Frin. Sembrano i piedi di una donna. Mi sembra Frin. Non lo so. No, c'è i piedi. No, ho sbagliato.
Santo cielo. Dai, comunque aveva palesemente la pedicure quell'uomo. Sbagliato tantissimo, ma ci è andata di culissimo. Sentiamo. Maschera antigas non l'abbiamo aperta, bueno. Mi sono andato sul sicuro perché ero intenzionato a sbagliare. Oh, non ho sbagliato di proposito, ho sbagliato perché sono scemo. Però ero intenzionato a sbagliare perché mi sembrava avesse la pedicure, quindi ho detto oh, è Flynn per forza. E invece no. Era semplicemente un pirata che aveva dei dubbi sulla sua sessualità. Maledetto Junior, non saresti dovuto resuscitare. Niente, e apre. Ah, no, no, non lo so. Ma no, si vede quando preparo i dolci. Perché già? Che succede? No, aspetta, cagati, parliamo un attimo. Fammi prima vedere. Guarda quanti oggettini ci sono qua, cagati. È esplosa una bomba in cucina, cioè? Dov'è una qualche sorta di litigio? Mm-hmm. Al primo ufficiale. Ok. Soldato Cooper? Gippo, ci sei te, guarda. È un disastro. Ma come hai fatto, Jack? Cosa è successo? Soldato Cooper! Mi dispiace, Gippo. Cioè, non era la fine che volevo che facessi, però è successo. Oh, bravo, raccoglila. Dimmi che tu sei furbo e la raccogli. Perché almeno hai qualcosa. Bravo. Esatto. Che bell'uomo. Non dovresti essere qui. Non dovrei vederti. Vabbè, oh. Successo. Esatto, in cucina. Niente, ok, ho rifatto il giro. Allora posso andare a cagarmi. Aspetta. Aspetta che te lo consento che non capisco. Allora, l'unica non armata è Shiva, che comunque insieme ad Alex che è armato, perché ho trovato il coltello. Un po' arrugginito, però qua. Gippo, sì, capita. Mi spiace. Capita. Giulia, bravo. Giulia? Sì, perché ho detto Shiva. Perdonami, c'hai ragione, Giulia. Oh, salve! Che uomo bellissimo. Se ne sia magari lì. La maschera antigas. Guarda quanto gas c'è, zio. Inizia, ma dai, l'ho appena presa, però. L'ho appena presa. Ah, ok, vabbè, dai. Cado vicino alla chiave inglese. Vero. Parkour. Brad Parkour. Incredibile, un uomo magico, fantastico. Ma dov'è Danny con la pistola? Vorrei prendermi la sua pistola e uccidere tutti. Tanto che sono i 53. Faccio ancora un pezzettino che per i 18 stacchiamo. Questa base del tatuaggio è 50-70 euro. Il costo di tatuaggio dipende dalla grandezza. Se colorato, bianco e nero. Ovviamente il costo di tatuaggio più a parte 50 euro. Però questo grande costa 30. Ma pensate, io avevo un mio amico che si... Santo cielo! Che si era fatto un tatuaggio piccolo e ha pagato per esempio 250 euro. Quindi mi sa che l'hanno fregato. Però il gioco è iniziato bene. No, dai, ok, dai, buono, sono contento. Ivan, ricorda di salvare prima di terminare la live. Yes, Jack, ma tanto salva automaticamente. Come Freeze? Brad? Brad? Brad, sei tu? Arve, lei ha qualcosa? Un proiettile. Adesso ti do la mia scheda di quanto costa un tatuaggio. Brad?
E vabbè. Vabbè, non è mai vero. Inizio a pelo. No, no, no. Oh. Aiuto. Per me è un casino, raga, perché sono i tasti dell'Xbox e sono col controller della Play. Difficilissima sta cosa. Oh, ciao Brad. Vabbè, ce l'ho fatta. Credo. Ponte inferiore. Vabbè, carino qua. Ci pigliamo un aperitivino. Però giorno. Ti do la mia scheda di... C'è il codice. C'è il COVID. Esatto. Vieni, sta attaccato. Brad. Ti rispettano qua le... i DPCM. Questo Brad che vuole fare il forchetto. Ma possiamo suonare? Dai, voglio suonare tantissimo. Mamma mia, ho suonato un re. E beh. Grande artista. Ma se quel ghiaccio suona di più. Beh, non c'è due senza tre. No, vabbè, voglio vedere se succede qualcosa. In realtà sto attirando l'attenzione di tutta la gente sulla nave. E tra 10 secondi vengono uccisi. Non si è neanche sentito, ha schiacciato piano. Perché sono? Sono i 50 stelle. Finisco di controllare questa stanza. Poi... se stallo, posso anche uscire. Lì, c'è qualcosina. C'è qua. Apriamo? Forse coraggio? Una cabina? Ok. C'era quella bustola? Ok. Sì, esatto, Jack. Domani sera alle 22, ragazzi, ci sarà la live. Ci siamo. Gli siamo open, mi raccomando. Nella seconda parte, dalle 23.30 in poi, ci terremo il nostro podcast che dove trattiamo notizie video. Quindi parleremo un po' di quello che è successo nel mondo videoludico questa settimana. Più qualche notizia extra. Meglio psicologo di Until Dawn o curatore? Sai che questa è una bella domanda? Allora. Lo psicologo, cioè il curatore, ha più carisma, secondo me. Però, per come è fatto il doppiaggio, le espressioni facciali, forse preferisco un pochettino di più lo psicologo di Until Dawn. Anche se il curatore comunque ha un po' di più di carisma. Tanto c'è. Fate voi le cose strane, io... i libri. Poi a tavola. Durante una cena di gara. No, non una cena di gara. Voi invece cosa preferite, raga? Per Kevin cosa preferite? Chi hai preferito? Chi preferito? Chi hai preferito? Non ha senso come frase. Ti ho chiesto di me perché in questa settimana mi ero impegnato a studiare. Ma no, ma hai perfettamente ragione. Ma infatti anche settimana prossima, ragazzi, sono un po' incasinato. Santo cielo, ma qua hanno fatto delle cose strane. Io non voglio vedere cosa hanno fatto. Vado via. Non voglio entrare in mezzo a queste cose. Via. Che qua la gente già è strana. Perché mi devo incasinare? Resta lucida. Soreta resta lucida. Io preferisco il curatore. Ci sta. Cosa fate domani? Domani vedrete, raga, vedrete. Oh, il Kraken, che carino. Mi piacciono i Kraken. Plurale. E cos'è che vi stavo dicendo? E anche la settimana prossima sarà un po' in casino perché venerdì devo dare un altro esame importante. Questo pochettino più importante con questo che ho fatto oggi, però. E intanto accendo cose, faccio cose. Io non voglio sapere cosa hanno fatto lì. Non me ne può fare. Uno che affoga qualcuno e Giulia dice qualcosa. Esatto, ottimo. Ma io non voglio entrare lì dentro. Cioè, ci sono dei bambini. Devo andare? Non voglio andare. Oh. Però settimana prossima credo che soltanto il... È tutto troppo assurdo. Lo so che è tutto troppo assurdo. È un po' la vita.
potrei non esserci soltanto giovedì. Lunedì credo di esserci. Venerdì poi di nuovo sicuro si continua a Man of Medan, che adesso che manca un minuto alle 18 si... Bello, il sangue qua. Pieno. Lo? Che lo faccio? Santo cielo, io lo sapevo. Però mi ha spaventato ugualmente. Io non voglio sapere. Voglio rimanere nella mia ignoranza. Qua cosa c'è? Però questo... Ah, è del sangue. Sembrava una corda da tirare. Che cosa carina. Andiamocene. Che bella mano, esatto. Stava facendo un magneto. Proprio. Oh, fuori. Quindi esiste anche un esterno. Buono, dai. Se salva qua, raga, direi che possiamo sospendere. Vabbè, ammiriamoci questo bellissimo panorama. Bello. Una crociera fantastica. Scusami. Scusami. Adesso sono scemo. Certo, sono scemo. Io non mi sono accorto che quella stanza era tenuta da Dio quando la nave è tutta arrugginita. E invece no, ecco com'è. Ecco com'è. Ma Kevin, devo andare purtroppo. Un po' di cosine da fare. Dai, se ci sono gli Arcadian Live possiamo fare un raidino a loro. Ciao Stefano, devo un po' di cose da fare. Credo che la stanza era diversa, no, infatti. Faccio un po' di Arcadia, che è da un po' che non lo faccio a loro. L'avevo già fatto, se non sbaglio, a Saki Croft un po' di... abbastanza recentemente, se non sbaglio. Arcadia è veramente da un bel po' che non gli facciamo raidino, perché è raro che capiti che siamo vicini nelle live come orari. Quindi io ritorno al menu principale. Oh, comunque dai, carino, mi sta piacendo Man of Medan, divertente. Oh, salve curatore, uomo fantastico. Tanto usciamo e cambio scena, amici. Ah, eccoci qua, preparo il raidino, che io devo scappare, che c'ho da prepararmi per gli esami. Ragazzuoli, allora aspettate che preparo qua tutto il raid. Viene bene tutto. E cosa diciamo agli Arcadia per il raid? Cosa gli possiamo dire? Non lo so, aspettate. Tartufo. Fumo allucinogeno. Fumo allucinogeno. Tartufo è più semplice, è più veloce, fra. O birrotta tartufo. Fumo allucinogeno è troppo lungo. E intanto ciao Kevin, grazie per essere passato. Dario dice pollo fritto. E dai. Pollo fritto. Più veloce comunque di fumo allucinogeno. Quindi dai, vada per pollo fritto. Pollo fritto a tutti. Amici, ragazzi, è stato un piacere con voi giocare a Man of Medan, aver giocato a Man of Medan. Lo continueremo venerdì prossimo, solito orario, quindi dalle 16.30 alle 18. Detto questo, ragazzi, tutti pronti per Red Dead Arcadia con pollo fritto. Io vi auguro un buon venerdì sera, una buona giornata, e ci diamo appuntamento a domani alle 22. Mi raccomando. Scappo, raga, scusate, scappo però da fare un botto di cose. Quindi ciao a tutti con pollo fritto, tutti pronti. Buona serata a tutti, ragazzuoli, grazie ancora.